La vita scorre tranquilla nella nostra Westfield medievale. La cittadina si sviluppa, ci sono 5 abitanti che presto si spera possano diventare di più. Le nostre 5 case con tutti i loro cortili, la possibilità di essere espanse, hanno un problema. Hanno il problema di raggiungere l'inverno e di passare l'inverno, perché siamo in autunno, come vedete la fogliolina qui lo indica chiaramente, e ci sono degli alert. Allora, non abbiamo abbastanza cibo e non abbiamo abbastanza carburante. Allora, lo stiamo producendo. Qui andiamo a mettere, direi, 2 persone qui e 2 persone nel logging camp. Bene, così andiamo a produrre la legna tagliata. Quindi abbiamo riempito al massimo qualche cosa. Ah, questo? Ah, perché non possiamo mettere i pelz? E dove vanno i pelz? Questa è bella. Dove mettiamo i pelz? Nello storage? Ah, nell'Ichimpost? No. Questo qua? Non so. Probabilmente dobbiamo costruire qualcosa che utilizza le pelli. Non saprei dire che cosa. L'industria? Forse l'industria. Sì. Ci vuole la tannery. Quindi per adesso non lo so. Allora vediamo. Andiamo per ordine. Siamo alla nostra terza milestone, dobbiamo costruire adesso, abbiamo 1825 giorni per portare 3 case al livello 3, 3 di queste, fare una food stall, dov'è la food stall? Market area. Food stall, quindi within the marketplace area, e una clothing stall, dove far seccare le pelli. Bene, bene. Allora, direi di farla da questa parte, così qua nel mezzo poi ci mettiamo il mercato. Allora, la food stall la mettiamo... come si fa la food stall? Bisogna fare il mercato prima? Fatemi capire. Abbiamo 18. Sì, secondo me sì. Perché se io... Qui non la posso piazzare. Deve essere messa vicino a un market. Quindi probabilmente prima devo fare un market. Andiamo un po' a vedere se ci ho azzeccato. Within, quindi dentro. Aspetta un attimo. No, devo farlo più largo. Volevo farlo più largo ancora. Allora, partiamo qua. E lo mettiamo qua. Bene. Adesso qua dentro, eccolo qua, nella nostra market area, ci mettiamo questo e questo.
Voglio fare una strada qui nel mezzo. Ah, non posso? Attenzione, fammi capire. Non mi piace. Rifacciamo. Pensavo di poterlo fare in maniera un po' più... Allora, selezioniamo, teniamo premuto il tasto destro. Se io lo metto qua... Uno. Ah, lo mette lui così al centro. E facciamo anche questa. Ok, riandiamo avanti. Quindi firewood, clothing e food. Tutte e tre le abbiamo fatte. Adesso dobbiamo capire come portare le nostre case al livello 2. Allora, sicuramente dobbiamo dare in obbligatorio la water. Ah, io direi che la water sta funzionando, no? Sta funzionando? Connected, sì. Come faccio a sapere se l'acqua sta funzionando? Questa è una bella domanda, eh? Ovviamente, come avete visto, il nome l'ho dato Westfield, perché giustamente non può essere diverso. Ah, un punto disponibile. Ah, c'è lo sviluppo. Questo è tutto, qui c'è tutto lo sviluppo della città, delle policy e della produzione. Wow, questo gioco verrà rilasciato in accesso anticipato, early access, perché probabilmente ha avuto un costo di sviluppo molto molto elevato, direi. Allora, qui stiamo procedendo con la costruzione. Non so se l'acqua sta funzionando, perché non vedo nessuno ad andarla a prendere. Io però l'ho messo. Non so come capire se sta funzionando. Questa è una bella... Provide water to the burgage plot, enable firefighting. Secondo me c'è, però proviamo a costruirne un altro. Secondo me è su una vena qua, sì. No road, no water. Ne mettiamo un altro qua. Così ne mettiamo due, chi lo sa. Ne abbiamo sicuramente due di accesso all'acqua. Come vedete, siamo sempre 5 persone. No, siamo 15 persone. Weila. Siamo 15 persone, ragazzi. Quindi le nostre pelli adesso vengono... Qui c'è la market area, qui c'è la clothing stall, qui c'è la food stall. Quindi hanno accesso adesso a poter comprare e prendere le merci. Oh, bene, bene. Direi che adesso c'è solamente... Ah, ecco, il puntino giallo sono i... Quello che abbiamo raggiunto, adesso ci sono. Dobbiamo fare il clothing, l'entertainment e la fede. Quindi i vestiti. Bene, i vestiti. Però piano piano ce lo farà fare sicuramente. Abbiamo costruito l'altro pozzo. Così almeno se non vanno da una parte vanno dall'altra. Abbiamo costruito il food stall generic. Il firewood. Come vedete vanno tutti a comprare i mirtilli, le more, il pane e poi questo qua sarà la farina, direi. Allora, siccome dobbiamo fare il clothing, andiamo a vedere il firewood, ne abbiamo solo 20. Come sta andando con la produzione di firewood? Perché sennò siamo messi male.
come mai ce ne sono due che... No, attenzione, aspetta. Questa è la logging camp, questa è la woodcutter. Dove sono gli omini del woodcutter? Enable idle labor. Use this setting to control whether peasant should use this building. Secondo me dovrebbe essere... Non stiamo producendo. Non stiamo producendo e non so perché. Ce ne sono due, forse perché non ne abbiamo abbastanza. Allora, andiamo a toglierne uno di qua. Esatto, perché non abbiamo abbastanza persone. Sta cominciando a nevicare e siamo messi male. Perché il forager hut, questo va a prendere le bacche. Questo va nel granary. Allora, io ne tolgo un altro nel granary e, lo metto qua. Ne metto un altro, un terzo. Ne tolgo un altro anche qua. Allora, dobbiamo fare velocissimi perché se no abbiamo 18 e la gente si ribella. Velocissimi, eccolo qua. Sta andando. Sta andando. Forza, ragazzi. Uno. Bene. Forse con un po' di fortuna ce la facciamo. Forse. Uno, due, tre. C'è già la neve, siamo in inverno e come vedete... Qua in alto, allora, le season, le berries secondo me non ci sono più. Esatto, quindi la persona da qua la possiamo togliere. E direi che vanno qui, assolutamente. Unlimited. Adesso la priorità numero uno, ci vuole fuel, ragazzi. Ci vuole assolutamente fuel, ne abbiamo 18, 19, sta aumentando. Ok, molto bene. Molto bene, 100%. Govern the chance of crime, public order. Public order. Allora, guardiamo cosa possiamo fare. Innanzitutto la taverna. Lowers the public order, quindi hanno bisogno, qualcuno dirà giustamente, mettiamo qua vicino al centro cittadino una bella taverna. La mettiamo da questa parte, dalla parte delle case. Bene, così gli costruiamo una taverna e si abbassa l'ordine pubblico, si abbassa la possibilità, si bevono una pinta e poi dobbiamo fare anche una chiesa. Però aspettiamo un attimo, facciamo uno alla volta, perché dobbiamo sicuramente passare l'inverno. Quindi direi di non consumare tutti i nostri... Non consumare i tronchi, perché altrimenti non abbiamo più... Non possiamo fare la legna da ardere. Allora, qui le pelli vengono portate? Può essere. Non lo so. Non so bene come funziona. Andiamolo a vedere. Va qua, lo scuoia. Bisogna capire dalla generic come passa... Wild Animal Carcassa 1, difatti è quello che sta facendo, poi dovrebbe aumentare per ogni animale quanti ne spuntano fuori di meat? 3, ogni animale sono 3 e una pelle. Poi arriva la tizia che noi andremo a seguire, no, sì, questa qui.
Andiamo a seguire dove lo porta, così riusciamo a capire qualcosa. Va probabilmente a costruirla? No, va a metterla nello storage. Va a metterla nello storage, ok. Che è giustamente... Ok, va bene. Perfetto. Perfetto. Allora, dobbiamo... L'entertainment l'andremo a raggiungere sicuramente. Siamo al 49%. Adesso sicuramente aumenterà. Homeless? Homeless? Ah, ci sono degli homeless. Dobbiamo costruire le case. Oh, mamma mia. Assolutamente. Allora, altre case. Altre case. Vediamo di costruirle qua di fianco. Allora, andiamo a costruirle qua di fianco, due case, un pochino più grandi, così, esatto, due case. Siamo a 17 tronchi, 36 di fuel, di legna da ardere, bene, bene. E andiamo a costruire, sì, perché ci sono degli homeless. Quanti sono gli homeless? Giustamente erano 15. Non ne vedo, però, perché questa è la hunting cabin. Homelessness. Beh, comunque due case noi le costruiamo, così se viene qualcheduno abbiamo già subito la casa. 113 di cibo. Siamo messi molto bene, 39, direi che andiamo molto bene. Molto bene. Allora, qui ne mettiamo uno qua. We need more workers here. We need more workers here. Lo so, abbiamo bisogno di più lavoratori. Ora, io non vorrei portare questi personaggi via perché dobbiamo almeno passare l'inverno. Però siamo a 42. Proviamo a toglierne uno. Guardiamo se basta. Così abbiamo la taverna. La gente è molto più contenta. La tipica taverna medievale, eh? La signora va a casa, nella sua casa. L'entertainment come mai non è? Non abbiamo forse da bere? Abbiamo la taverna ma non abbiamo da bere? Secondo me sì, fammi vedere. Extension, allora la possiamo espandere. Produce. Attenzione, per ogni casetta gli diamo il giardino. Qui è possibile mettere il giardino, questa si può aggiornare. Questa no. Doesn't provide yield in the winter. Certo, giustamente il campo non produce niente nell'inverno. Quindi questa forse riusciamo già ad aggiornarla. E chi lo sa. Può essere. Pianta le carote. Ah, perché c'è bisogno del martellino. Ai ai ai. Ai ai ai. Mi sono sprecato l'unico tool che avevamo, quindi i tool probabilmente per andarli a costruire dovremmo fare la miniera e dovremmo essere di più, e questo è bello, ecco perché. Beh, però diciamo che in 100 abbiamo già costruito le food stall e stiamo andando bene. L'inverno direi che riusciamo a passarlo perché abbiamo 43 e 115. Andiamo a vedere, non so quanto ci manca. Allora, gennaio. January è messo qua. Gennaio fino a febbraio. E poi comincia la spring. E possiamo di nuovo riprendere le bacche. Guardate che bello l'inverno.
tutta la neve, la mist, la nebbia. Molto bello, pazzesco. Oh, Newburg Edge Plot. Bene, ne abbiamo due in più. Quindi ci sono due famiglie non assegnate. Quindi siamo a... dobbiamo farne ancora? Dobbiamo farne ancora. Pazzesco. Allora, andiamo a farle tutte quante qua davanti, così piano piano forse riusciamo ad aggiornarle. Poi, piano piano. Così, così e così. Vai, ne facciamo altre tre. Allora, uno lo assegniamo qua. Uno, cominciamo di nuovo a riassegnarlo. Ne abbiamo due, giustamente. Qui ce n'è uno. Siamo a 48, siamo a gennaio. Allora, direi che a 48 possiamo toglierne uno da qua. E lo mettiamo... Io lo metterei a fare... uno lo abbiamo... Ah, quindi siamo in 7. Aspettiamo che siano costruiti... Che siano costruiti questi tre. Dovremmo riuscire, perché siamo a 48. A mano che costruiamo le case, quindi le persone vanno ad abitare, costituiscono una famiglia e quindi possono avere un lavoro. Qui, andiamo a vedere quante persone ci sono qua. Ce ne sono tre. Ah, vedi, sì, per ognuna. Per ognuna. Ce ne sono tre per ognuna. O anche di più, forse. C'è Kunz. L'entertainment non va. L'entertainment non va. E probabilmente perché bisogna piantare qualcosa. Allora, il military e l'army non sono funzionanti. Andiamo, probabilmente dobbiamo piantare. Secondo me, dobbiamo avere i campi. Quindi questi erano fertili per i campi. Io ci ho costruito le... mi sono dimenticato. Andiamo a vedere. Esatto, mannaggia la miseriaccia. Allora, direi che questo facciamo un relocate. Lo spostiamo qua, così andiamo a costruire un campo. Andiamo a costruire i campi di qua. Allora, da qui a qui. No, come tre? No. Ah, perché ho già fatto 4 punti. Uno, due, too big. Max Field Workers 4. Va, facciamolo piccolo così. Ecco, così. Perfetto. Intanto facciamo il primo campo. Guardiamo cosa riusciamo a... Così a mano siamo a febbraio. Come vedete, le chiazze di neve si vanno a togliere. Manca poco perché si vadano, arrivi la primavera. E storage limit reached. Giustamente abbiamo raggiunto di nuovo lo storage limit da qualche parte. Build more storehouse. Ma per noi va bene. Homelessness, stiamo costruendo un'altra casa. E poi un'altra l'andremo... Allora, andiamo a vedere dove possiamo fare un altro campo. Qui nel mezzo. Devo andare a vedere queste tre parole in inglese che cosa vogliono dire. Barley mi interessa perché è quello per fare il luppolo. Quindi direi che qui dobbiamo fare
una piccola piantagione di luppolo, di barley secondo me, e rye, penso che sia grano perché è quello molto più presente. Flax solo qua e MR qua. Guardiamo. Eccolo qua. Allora, crop type. Emmer, flax o barley. Io direi di iniziare a fare l'emmer qua. Proviamo un po'. Ah, c'è anche la rotazione. Il secondo anno. Ah, mamma mia. Sì, perché se no il suolo, come dire, perde di pantry limit. Build more granary. L'abbiamo riempito. Andiamo a vedere il mio granaio. Mi sono girato. Momento, mi sto perdendo. Attenzione, dov'è? Il mio granaio. Pantry limit. No. Possiamo upgradarlo, ma direi che non abbiamo raggiunto il massimo ancora. Food siamo pieni. Io andrei a fare un altro. Andrei a piantare il barley qua su in cima. Allora, vediamo un po'. Barley. Fammi vedere. Possiamo fare questo piccolo quadratino? Facciamo qua. Facciamo un piccolo campo lì. E andiamo a piantare il nostro barley. Poi direi il secondo anno ci mettiamo il farlo, qui l'emmer. L'emmer perché è un pochino verde. Non. Ah, potremmo metterci il flax. Il terzo, il flax. Ok. Qui facciamo la stessa cosa. Andiamo a vedere come Emmer, flax fa schifo, barley fa schifo e rye. Allora, qui facciamo rye. Barley serve per fare il malto. Eccolo qua, avete visto? Che viene per fare la birra. Flax per fare il lino e l'emmer sarebbero i campi di grano. Non riesco a capire l'ultimo pezzo che cos'è. Rye Fertility. Io non so. Direi che anche se ne viene poco, il secondo anno ci facciamo barley e il terzo rifacciamo emmer. Poi direi di farne un altro. Abbiamo 19 di fuel, 103. Andiamo a costruire altre due case. Anzi, andiamo a costruire la chiesa, sperando di riuscire ad avere le persone che vengono a lavorare. Non vengono a lavorare qua. Secondo me non abbiamo abbastanza persone. Allora, togliamo un attimo le persone a lavorare in maniera fissa nel granaio e nella. Così spero vengano a lavorare. Non so, per adesso non vedo nessuno che viene a lavorarci.
Allora andiamo a costruire non assegnate. Ma riesco a assegnargli le persone qua? Non riesco a capire come assegnargliele. Non riesco ad assegnarle qua. Molto strano. Designated area. To employ peasant you need to build a farm. Ah, è vero, giustamente. Ho fatto i campi ma non ho fatto la farm. E sono un po'... Not enough resources. Cosa c'è bisogno? Unrooted trees? Bene, direi che mezz'ora, questo secondo episodio lo andiamo a finire qua. Andrò a studiare brevemente come fare gli alberi. Direi che andiamo a metterne un altro di più nel logging camp, però dobbiamo anche fare la forester, perché secondo me non l'abbiamo fatta. La forester hut non l'abbiamo, abbiamo la forager. Dobbiamo fare una forester, altrimenti andiamo a distruggere completamente il nostro... la nostra foresta. Ok. Bene. Se vi è piaciuto questo episodio, dove abbiamo passato l'inverno, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e la nostra Westfield medievale si va a sviluppare, vediamo fin dove riusciremo a portarla, quello che riusciremo a fare. Per adesso un inverno l'abbiamo passato e adesso devo capire come mettere la fattoria e quindi andare ad espanderla. Lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi, un suggerimento. Se avete già giocato alla demo, stiamo imparando assieme, quindi se volete i suggerimenti sono ben accetti. E se volete vedere tutti gli episodi in anteprima, abbonatevi al canale, così supporterete, mi supporterete anche nello sforzo. E bene, abbiamo, come vedete, il campo, il giardino dove questa casa si va a produrre i cavoli, le cose, è nato. Però adesso dobbiamo probabilmente fare anche la miniera, dobbiamo fare altre case, dobbiamo fare la chiesa, abbiamo un sacco di cose da fare, però prima di tutto le fattorie. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao.